Staccato il telefono, vero? Ti abbiamo cercata tutti. Io t'ho chiamato almeno 100 volte, anche la mamma. Allora ho fatto bene a staccarlo. Io sono venuta a Roma appena ho saputo, ma avevo paura di disturbarti. E anche adesso non so se ho fatto bene. Se me l'avessi chiesto ti avrei detto di non venire. Ma ora sono felice di vederti. Dimmi, cosa posso fare per te, Chiara? Essere come sei. Con la tua tenerezza, con la capacità che hai di capire gli altri. Senza pretendere mai di imporre la tua volontà. E in questo momento ho bisogno di tutto tranne di qualcuno che cerchi di violentare la mia vita. Ecco fatto. I telefoni sono a posto. Chiara, ci stai facendo stare tutti in pena. Non ha senso isolarsi in questo modo. Devi reagire. Fin da piccola hai sempre avuto la vocazione per i ruoli eroici. Andavi pazza per i film lacrimosi, per gli orfanelli, per i cagnolini azzoppati. E adesso sono sicura che stai sguazzando nel ruolo della povera donna a cui il destino non ha concesso di essere madre. Scusami, Chiara. So bene quello che provi. E ti capisco. Ma dovevo dirti la verità. No, Jo, non mi capisci. Non lo sai neanche lontanamente quello che provo. E soprattutto no. Non conosci la paura di perdere un figlio. Fin dal primo giorno. E per esorcizzarla fai delle scommesse assurde con il destino. Ti capita un paziente difficile, un ragazzo che non parla più. E dici... Se Alessandro guarisce, se riesce a sbloccarsi, allora andrà tutto bene. Ma non è andata così. Alessandro vivrà la sua vita, ma il mio bambino no. Scusami. Ti voglio bene. Io rimango a Roma. Tu non staccare il telefono, eh? Promesso? Promesso. Ciao. 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 Ciao, sorellina. Ti chiamo domani. Va bene. Ciao. Pronto? Finalmente. Sono ore che tento di chiamarti. Mi dispiace. Voleva qualcosa? Ah, che domande. Volevo sapere come stavi. Secondo lei come sto? Oh, non è successo niente di tragico, in fondo. Devi tenerti su, anche per Marco. Sta soffrendo moltissimo, povero caro. Se fai così, lo distruggi. Certo, mi sembra giusto. Devo pensare a lui. Grazie per avermelo detto.
Perché non porti questo a Londra? No, l'immagine è troppo chiara. Questo ha un bellissimo equilibrio di forme, agli inglesi piacerà. Sì, è vero. Sì, bene. Perfetto. Questo invece è quello che loro avevano contestato, ti ricordi? Ah, sì. Bisognerebbe provare con un taglio differente. Forse basta mettere in risalto il logos, no? Tu che cosa ne dici? Va bene, ne parlerò col grafico. Pronto? Sono Francesca Vasecchi. So che mi hai cercato. Sì, volevo dirti che adesso sto bene. Ne sono felice, Chiara. Che cosa posso fare per te? Vorrei venirti a trovare. Mi farebbe piacere parlare con te. E poi se credi, quando credi, potrei ricominciare a lavorare. Sai che qui c'è sempre il tuo posto. Più che io, devi essere tu a decidere se sei in grado di riprendere il lavoro. Io mi sento pronta. Bene, allora vieni a trovarmi. Anche subito. Anche subito. Ti aspetto. Sì, arrivo.